cari figli, amati da Dio, anche oggi, come madre della consolazione, vengo in mezzo a voi per donarvi la pace. Figlioli miei, la preghiera deve diventare carità e che non siano solo parole. Oggi più che mai c'è bisogno di donare amore con la preghiera e con la parola delle Sacre Scritture che continua nei tempi. Voi sarete il frutto dell'amore e l'amore diventa azione della carità. Figlioli miei, deponete davanti a Gesù tutto ciò che non riuscite a comprendere, perché attraverso l'abbandono nella preghiera del cuore voi sarete illuminati dallo Spirito Santo e scoprirete la bellezza del capolavoro che Dio vuole fare in voi. Imparerete a conoscere i piani che Dio ha per ciascuno di voi e quanto siete preziosi ai Suoi occhi. Figlioli miei, non abbiate paura ad aprirvi all'incontro con Gesù, affinché i vostri volti si trasformino in gioia. Solo Lui, che è il vostro Creatore, che conosce tutte le vostre sofferenze, tutte le vostre ferite, vi guarirà. Ma occorre abbandonarsi nelle sue mani, così come un figlio si abbandona nelle mani di sua madre. Confidate in Lui e confidate in coloro che vivono la parola di Dio e la mettono in pratica. Conoscete l'amore di chi ha donato tutto se stesso per voi. Imitate la vita dei santi affinché, attraverso un cammino di santità, voi possiate aiutare coloro che ancora non conoscono l'amore di Dio. Siate voi testimoni del dono che Dio vi ha concesso, il dono della fede. Dico a voi che siete preoccupati per i vostri figli, per le vostre famiglie e per coloro che non riescono a pregare. Siate voi a pregare per loro, affinché con la vostra preghiera possano conoscere l'amore di Dio. Pregate, pregate, pregate affinché si realizzino i piani di Dio. Vi benedico con amore materno.